Ragazzi, buon godotevi e bentornati incredibile sulla nostra avventura pazzesca e assurda su Palworld incredibile, il fantastico mondo di Palworld pazzesco e assurdo, oserei dire. Per chi segue la serie di Elden Ring sa che ho farmato parecchio. Episodio 13 di Elden Ring è stato rivoluzionario perché ho cambiato sus, l'ho reso potentissimo e abbiamo fatto un sacco di cose belle. Questo episodio di Palworld anche cercherò di farlo un po' rivoluzionario perché ho farmato un bel po'. Nello specifico ho farmato materiali, perché il livello siamo sempre a livello 34. E i nostri pal, Megumin è salito al 31, useremo oggi il draghetto sus al 30, abbiamo Sekiro al 30, ho sostituito Astolfo con Pandina, e vi spiegherò il motivo tra poco, e Artiglio al 29, mi piacerebbe avere Artiglio al 30 come tutti gli altri, incredibile. Cosa ho farmato incredibile? Ho farmato soprattutto ferro e zolfo, e ho costruito un sacco di cosine. Allora, ho fatto un sacco di proiettili, infatti finalmente possiamo usare anche la pistola normale, quindi abbiamo proiettili per la pistola normale, proiettili per il moschetto, e abbiamo proiettili per la pistola artigianale. Questo non l'ho fatto, il lanciasfera a colpo singolo, perché ci mancano i componenti dell'antica civiltà, che sinceramente ne ho pochissimi. Un'altra cosa che volevo fare è l'anello, questo anello qui che vi faccio vedere, dove sta? Secondo me questo anello tipo ti permette di non uccidere i palle, ma catturarli sempre, che secondo me è una cosa molto molto carina. Poi questo pure volevo fare, ma non l'ho potuto fare perché dobbiamo ammazzare un po' di dazzi, ma non l'ho mai trovate le dazzi. Ho fatto il cemento, per così possiamo costruire le terme nuove volendo. Potremmo in realtà pure costruire la fabbrica, magari nel prossimo episodio facciamo salire la base. Ho costruito la sella di Elfidran e poi ho fatto questo. Questo io non l'ho neanche provato perché sono così curioso di capire che cavolo è. È il lanciagranate di Mospanda. Ti rende Mospanda, e per questo ho Pandina in squadra, una mount, e lo dovrebbe dotare di armi. Quindi questo è in assoluto il primo pal che usiamo con armi, no? Questo io non ho mai fatto, i guantoni di Gelclaw che mi permettono di usarlo tipo come aliante, però pure questo non lo uso in squadra, quindi è inutile. Però il lanciagranate di Mospanda è viola, è l'unico oggetto viola che ho, quindi è una cosa molto sus, e ci stanno attaccando. Estremisti della congrega del fuoco perenne volanti. Ok ragazzi, è il momento di testare Mospanda contro questi invasori. Allora, non ho mai provato questa cosa, non so neanche che tasto è. Pugni forzuti, proiettile di roccia, forse è quello? No. Semi esplosivi panda brutale? Aspetta! Ma come funziona sto coso? What the fuck is that day, bro? What the fuck? Io! Ma sono infiniti! Io! Li abbiamo distrutti! Porca puttana! Io vi giuro, non potevo immaginare la potenza! Ma scusami! Non ci posso credere! Ma è la roba più rotta della vita! Erano piromanti questi, ma che strani! No, ma è la cosa più rotta della vita! Ecco perché viola! Cioè, questo è fare danno su Palworld. Non consuma proiettili sta roba. A gratis, così. Ah, abbiamo droppato, possiamo far salire l'articolo 30? Dai. Ragazzi, scusate, sono senza parole io. Comunque, tornando a noi, penso che terremo Pandina in squadra per un po' a sto punto, perché credo che Pandina sia un must in squadra. Mi dispiace perché Astolfo mi divertiva a usarlo, però in questo modo non abbiamo un healer, ma abbiamo talmente tanto danno che penso non avremo mai più bisogno di cure. Lo lasciamo in base, che, come dire, qui è utile. Vi stavo dicendo che appunto ho fatto tutte queste cose, ho fatto la sella e mai potevo immaginare che Mospanda fosse così rotto. Quando feci uscire l'episodio in cui catturavo Mospanda, un ragazzo mi scrisse: non ti rendi conto di quanto è forte quel panda? E Mospandina era da un po' che non lo usavo, però forse intendeva che se facevo questo affare Mospanda è tra i pal più rotti del gioco. Vabbè, ma non credo che questa cosa scali sulle statistiche di Mospanda, perché non è che ha statistiche assurde, eh? Quindi è proprio l'oggetto in sé. Allora, il piano di oggi, a parte mi ritengo soddisfatto perché l'highlights del video sarà, l'abbiamo appena fatto, abbiamo massacrato dei piromanti fortissimi con la potenza di Mospanda. Come sapete, io questo gioco lo sto giocando abbastanza in blind, non è proprio una blind al 100%, perché ovviamente alcune cose escono vivendo online, qualcosa me la dite voi. Però ringraziando il Godo non mi avete mai spoilerato quante torri sono, che boss ci sono, quali altri pal ci sono, quindi sono felice sotto questo punto di vista. L'unica cosa che mi avete detto è che io nello scorso episodio ho detto che secondo me, avendo battuto questa torre qui, il nostro prossimo obiettivo sarebbe stata questa torre qui. Però io non so se è la terza torre o c'è un ordine specifico, perché come vedete c'è pure quest'altra qua su. Uno di voi mi ha detto che
la mia direzione di andare verso questa torre potrebbe essere la direzione giusta. E soprattutto ho trovato il farming dei minerali. Però lo zolfo, ragazzi, è la roba più rara dell'universo. Ho trovato due cubetti di zolfo in quattro dungeon. E quel ragazzo lì che mi ha detto della direzione da questa parte mi ha detto: se tu vai là potresti trovare il tuo punto di riferimento per quanto riguarda lo zolfo. Ora, non mi ha detto dove, però a questo punto noi dobbiamo andare da questa parte. Ho avuto l'indizio che c'è un farming di zolfo assurdo da questa parte. Probabilmente inizieremo oggi l'esplorazione verso questa parte qui. Allora, io direi di iniziare il nostro massacro. Allora, vorrei catturare anche questo in realtà, però sta al 35, quindi aspetterei un attimo. Vorrei massacrare questo Univolt, questo cavallino, e catturare il cavallino intanto, e poi andiamo avanti. Quindi direi di andare da un Mospanda a massacrare questo povero cavallino e lo catturiamo subito. Ah, non ho idea di quanto danno faremo a questo affare, vediamo un po'. Sfera oscura. Wow. Ok, mi piace. Ah, ok, ha un attacco sus. Wow, fichissimo lui. Allora, che dite, vogliamo provare Mospanda? Panda brutale. Ma è assurdo. E lo stanna pure. Ma che cosa sto guardando? Ok, non gli leviamo niente. 33. Ma guarda, li faccio volare via. Ma dai, ma dai, ma stiamo scherzando. Ma cos'è l'Omega Weapon di Palward sbloccato? È assurdo. Ma poi non consuma niente questa roba. Così è un massacro qua. Cioè non può fare niente questo cavallino. Leviamo non tantissimo, ok, ma lo stagniamo con un colpo qua. C'è un limite, ah beh, minchia, altrimenti era veramente troppo rotto, eh. Allora, ogni 140 secondi, beh, però, come dire, ne vale la pena, eh. Ok, testiamo lui adesso. Allora, lui ha degli attacchi simpatici pure, vediamo un po'. Wow, alla faccia del... pure questo mena, eh. Ok, non... quello attacco non è andato a buon fine, eh. Wow. Ah, ok, serve. Vai, io stavo provando a lanciare una sfera. Ok. C'ha 16 di vita, ragazzi. Ai ai ai. Questa cosa proprio non la capirò mai. C'ha 16 di vita, ragazzi. 16 di vita. Ok, perfetto. Molto bene. Ok, andiamoci a riparare e ci rivediamo tra poco qui. E andiamo avanti. Mi sono messo in squadra la nostra cavallina. Adesso gli daremo un nome sus. Ero deciso di andare a catturare pure quell'altro. Però ho paura che adesso i pal cominciano a servire solo sfere verdi. Io ne ho veramente poche. Guardate, ne ho solamente 9. Quindi sì, mi toccherà farmare un sacco di minerali solamente per usarle e far diventare sferette verdi. Mannaggia. Allora, dobbiamo andare verso la montagna. Ah, eccola la torre. È quella? Eh sì, è proprio quella. Quali segreti nasconderà quest'area nuova? Fatturiamo un po' di questi rob, va? Assurdo. 6, 7, 8. Cioè, io capisco che debbano combattere, però... è assurdo che questi pal al 2 non entri in una sfera base. Cioè, è proprio allucinante una cosa del genere. Cioè, questa è proprio una cosa che non capirò mai di Palward, scusami. Ma conta un pochino il livello in questo gioco, scusami. Cioè, sono pal al 2, dovrebbero entrare nella sfera azzurra alla velocità della luce, capito? Ok, 8, 9, ce ne manca ancora uno di questi cosi. Siamo saliti di livello, tra l'altro, eh. Inventario, potenza statistica. Io mi sa che vado... facciamo peso trasportabile, però c'è una parte di me che vorrebbe andare con la... facciamo vita. Tanto i più importanti, quello che ho capito, sono vita e peso trasportabile. Non c'è partita proprio. Per quanto riguarda tecnologia, possiamo sbloccare qualcosa di sus? Ah, la cavalcatura del cavallino rampante. Non lo so. C'è qualche altro oggetto assurdo. Fammi vedere. Sfera ultra. Io mi farei circuito elettrico e sfera ultra. Diciamo così. Qui c'è un accampamento sus, quasi quasi. Se c'è un pale interessante, lo prendiamo. Cos'è? Ah, no, c'è un pinguino. Ah, non ci facciamo niente col pinguino. Territorio dei misteri. Livello 32 Lunaris. Vabbè, proviamo. Che carina. Cos'è? Un alieno, sus? Allora, mettiamo artiglio? Che dite? Ma c'è un Megumi, va? Scusami, ma è bellissima. Scusami, ma cos'è? Un'altra waifu? Ma scusami. Palward, basta. Ma scusami, ma è troppo carina. Quanto ci mette a caricare il boschetto, però, gioia? Questa spara, eh? Ma dai. Ok. Immagino che non la posso catturare con le scrause, eh?
Non avevo dubbi. Vabbè, vai Megumin. Il moschetto mi piace veramente tanto da usare, eh? Ma è bellissima comunque, eh? Vabbè, però, ragazza, il moschetto... Ok, cambiamo palla, va? No, scarpo, ho sprecato un colpo figo. No, 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 no. Non vedo. No, dai, gioia però, non mi fare così. Allora, qui dobbiamo fare una cosa un po' sussa. Non ci posso credere. C'ho 162 di vita. L'ammazzo secondo voi? Ok. Mannaggia. Cioè, abbiamo due tentativi ancora. Dai, dai. Godo, mamma mia quanto sto godendo. Wow. Ok, ragazzi. Combattimenti adrenalinici, veramente, mamma mia. Palpedia, fammi un po' vedere. Lunaris. Ma è bellissima. Chi lo fissa incautamente negli occhi finisce sotto il suo controllo. In genere chi si accompagna a un Lunaris non lo fa per la scelta. Ah, carino. Ah, ho droppato un anello? Wow. Una città che riduce di poco i danni non elementari subiti? Potrebbe essere simpatico. Allora, il moschetto mi diverte tantissimo come arma, perché fa un fottio di danno. Il problema è che ci metto ovviamente 250.000 anni a ricaricarlo. C'è un boss Gumos, ma veramente? Qual è il senso di questa cosa, scusami? Ma l'ho sciotto? Beh, oddio. Ci siamo andati vicini. Ok, preso. Vai. GG, un altro livello, va bene. Ok, per adesso stiamo andando tremendamente bene, sinceramente. Da quell'indizio che mi è arrivato... Mazza, qui è pieno di dungeon, eh? Non è in un dungeon questo zolfo sussa, a meno che voi intendevate che qui è pieno di dungeon e quindi trovi lo zolfo. Forse intendevate quello? Allora, cominciamo a puntare verso la montagna a questo punto. Bron Sherry, al 23. Ce l'abbiamo la versione piccola di questo affare, mi sa che? Quanto anni facciamo questa cosa? Ok, va bene. Vabbè. Eliminiamolo, non lo credo di catturarlo questo perché c'ho una sfera palsola, quindi. Che mi dà la spallata? No, scusami. Come fa a farmi il prevade sul salto? È una cosa assurda. Ecco. Ok. Componenti di civitattia, globo draconico prezioso. Eh sì, ragazzi, serve il vestitino per andare oltre questa zona. Ok, ho capito, ma ne fa morimo questa cosa. Ho capito, non lo sapevo. Ok, ho capito il caldo, ok. Fa caldo, pure a Roma fa caldo. Devo morire per questo motivo? Serio, Palward? Beh, niente, ragazzi, siamo morti perché il gioco mi ha dato un input di caldo e magicamente la temperatura di tutto questo territorio che fino a prima non c'aveva niente adesso fa caldo. Vabbè ragazzi, siamo morti, dai, su. Cerchiamo di morire vicino al coso, forse. Con tutto il rispetto del mondo, un po' una cazzatella, eh. Cioè di notte fa caldo, il senso è questo, mi puoi far arrivare questo messaggio, sus? E siamo morti, su, forza. Morti, fantastico. Dai, su, ammazzami, su, forza. Perfetto, abbiamo recuperato la roba e come vedete mi sono costruito questo bellissimo costumino rosso che ci dovrebbe proteggere dalle intemperie del caldo. Come stavo provando a dire prima, verso la montagna. Allora, per carità, è un episodio godoso perché abbiamo sbloccato la potenza assurda del panda. Abbiamo trovato un'altra waifu. Se trovassi sto farming di zolfo potrei finire l'episodio in maniera super godosa. Questo è uno dei migliori episodi mai fatti, eh. Non c'è un teleport in tutta questa zona, assurdo. Ci siamo passati ad averceli tipo ogni 2 metri a niente. Ok, Valord. Peccato che non si può pescare. Questa è una cosa che potrebbero metterla nell'aggiornamento sus che metteranno. Perché dicono che quest'estate ci sarà un mega aggiornamento di Palward con regioni nuove. È uscito pure un trailer dove si vedono dei pal nuovi, dove c'è una rana con un bastone. Mi ha fatto ridere la rana con il bastone. Però la pesca non c'è effettivamente, potrebbero mettere dei pesci. Vedendo questa struttura mi è tornato in mente l'inizio di Palward, dove noi tecnicamente siamo dei... Non si è capito se siamo discendenti della cultura che c'era su questo mondo prima, tipo cose sus. Quello è zolfo, vero? Allora c'avevate ragione. Wow. Monti fiammeggianti. Questo è zolfo palese. Serio? È così facile, bastava che venissi da questa parte per trovare il farming definitivo di zolfo. No, non ci credo. Non ci credo mai nella vita, veramente? È zolfo, cavolo. Ragazzi, abbiamo vinto. Ma veramente, si trova lo zolfo con questa facilità sconcertante? Impressionante. Beh, abbiamo svoltato, ragazzi, eh. Adesso ho farming di zolfo e farming di minerali, è finito.
Caldo, ancora caldo? Cioè, l'armatura che ho non mi protegge abbastanza. Devo fare l'armatura proprio quella maxata al massimo per sopravvivere alle intemperie di questo posto. Fammi capire, scusami. Quindi sulla torre non ci possiamo andare per adesso. Beh, non che mettessi a fare la torre adesso, eh. Ma tipo un checkpoint? Un checkpoint in questa zona, un teleport, non c'è niente in questa zona. Ma quanto è grosso sto uovo, scusami, un struzzo? Uovo ardente gigante, minchia, che c'è un boss dentro? Mi ritengo super soddisfatto, abbiamo trovato un po' di cubetti di zolfo che quindi quelli respawnano, quindi abbiamo due punti sus. Quindi quello è molto buono. Per il prossimo episodio dovrò assolutamente costruire l'armatura più forte, perché altrimenti non possiamo salire in cima alla montagna e andare a fare la palestra. Abbiamo finito l'episodio con l'inizio dell'episodio, vedi? La congrega dei piromanti sono, tra virgolette, gli umani che abitano in questa zona sus, vedi? Ha tutto senso, ragazzi, tutto canon. Ah, ma lo zolfo qui spawna proprio con questa facilità sconcertante? Wixen, guarda quanti pal nuovi. Allora, io direi che per questo episodio di Palworld pazzesco e incredibile può finire qua. Farmerò un po' di zolfo in quest'area di montagne nuove. Vediamo, perché vedo che i palli sono belli cazzuti, sono tutti dal 30 in su, quindi... Insomma, sarà un'area molto spicy questa delle montagne. Sono contento, grazie del consiglio, perché finalmente potrò farmare un po' di zolfo. Episodio alla grande, ragazzi, vi saluto con voi e ci vediamo alla prossima puntata.